Eccomi qua, sono appena uscito da Revello e quindi incomincio a salire verso il Monviso. Vediamo com'è questo primo paesello. E pian pianino saliamo. Per il momento la salita è tranquilla. Adesso appunto metà montagna e poi quando trovo un campeggio monto la tenda, tutto quanto, e poi con la bici un po' più leggera salirò sul Monviso. Anche se però non mi dispiacerebbe arrivare proprio sul Monviso e dormire lì con la tenda attaccata alla fonte. Adesso ci penso. Vedo cosa mi frulla fra un po' la testa. Sono sempre io e praticamente qui di fianco ho un'esagerazione di kiwi. In questo momento non posso farvi vedere l'inquadratura perché il cellulare è attaccato alla bicicletta. Però qui a fianco a me c'è un'esagerazione di kiwi, una piantagione immensa. Belli, belli grossi anche come tronchi. E niente, stiamo percorrendo questa salita di montagna, questo sentiero asfaltato, devo dire, per il momento. Poi vedremo. E, che dirvi, tutto va bene. La Francesca cosa dice? Parole. La Francesca tiene botta nella pedalata, considerate che non va mai in bicicletta, figuratevi voi. Rompe tutto, eh. Hai rotto il cavalletto, il freno, il cerchione. Ma poi, cosa manca della bicicletta? Finita. Vabbè. Vi saluto. Che meraviglia. Cioè, vi rendete conto quanto è diventato piccolo? Stiamo salendo per il Monviso. Fantastico. Fantastico. Siamo venuti giù da quella discesa là, ma per arrivare a quella discesa abbiamo fatto una salita che già ci aveva scassato. E vai. Bello. Parco del Monviso. In teoria adesso vedo se installarmi qua con tende e tutto quanto in leggera, poi andare sul Monviso oppure puntare il Monviso e dormire vicino alla fonte, come ho detto prima. Sicuramente mi fermo qua a mangiare, quello è chiaro, perché è mezzogiorno, abbiamo percorso una quindicina di chilometri da prima, non ne abbiamo fatti tanti, ma ne abbiamo fatti in salita. Fatica si è sentita. E allora con questo vi dico, mi fermo qua e ci vediamo dopo che ho fatto la pasta integrale con le noci belle tritate, olio piccante, un buon bicchiere di vino, anche più di uno, e poi il dolce finale con una sfogliata di marmellata alla. Trattano bene qua, ci trattiamo bene anche noi, il vino è ottimo. Ciao!